Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Il tema delle politiche culturali, di che cosa sia la cultura, cosa si intenda per cultura, qual è il rapporto tra politica e cultura, è offerto oggi da un libro che si intitola appunto Cultura, carattere pubblicano, un patrimonio per la democrazia, pubblicato da una casa editrice collegata con l'Università Cattolica Vita e Pensiero. Ne parliamo con l'autore Olivero Ponte di Pino, che saluto e do il ben ritornato a Radio Radicale. Ben ritornato Olivero Ponte Grazie mille, grazie a voi e sono molto felice di potervi raccontare di questo libro. di Pino. Allora, lavora su Radio 3 e poi insegna letteratura e filosofia del teatro all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Allora, diciamo subito, si scrive un libro perché si ha una tesi. Qual è la tesi centrale? Poi scendiamo un po' nei dettagli. Oliviero Conte. Allora, la tesi centrale è che in qualche modo la cultura, il dibattito sulla cultura sia un elemento essenziale della democrazia. Lo dice la nostra Costituzione e io cerco di raccontare come questo debba accadere, come questo possa accadere. Quindi la tesi centrale è che perché esista una vera vita culturale e democratica, bisogna lavorare, devono esserci delle politiche che vanno in questa direzione. Ci sono delle fasi nell'Italia repubblicana in cui possiamo tracciare e delineare delle caratteristiche sul piano della politica culturale, chi sono stati i protagonisti? Ci sono state, in realtà, diciamo così, che quello che è successo è che ci sono state tante azioni, ma non c'è mai stata una vera politica culturale, almeno, diciamo, il fascismo ce l'aveva ovviamente con tutta una serie di caratteristiche, la prima delle quali era che non si trattava di una, cultura democratica, anzi era l'esatto opposto. In che senso non è Dopodiché, democratica, Oliviero Conte di Pino? non ho capito, scusa. In che senso non era democratica? La Perché cultura del, diciamo. allora, diciamo così che la cultura del fascismo era una cultura che aveva come obiettivo quello di una propaganda politica e quello sostanzialmente di insegnare al popolo italiano tutta una serie di informazioni, nozioni, eccetera, eccetera, per formare dei veri italiani. Quindi era tutto l'opposto di una politica democratica. Infatti, quello che aveva inventato il fascismo era il Ministero della Cultura Popolare ed era il ministero che doveva per l'appunto trasmettere i valori del fascismo a tutta la popolazione. Quindi era l'opposto di quello che è una cultura democratica. Questo è, almeno a mio parere, credo che questo poi sia ovviamente nella natura di uno Stato totalitario. Che però devo subito correggerla. Gli storici delle istituzioni non lo considerano uno Stato totalitario, lo considerano il fascismo uno Stato autoritario. Basta Su questo vedere. si può discutere, allora, diciamo così, si può discutere a lungo, ma che non fosse uno Stato democratico e che Su il questo Ministero non della ci Cultura sono dubbi. Popolare non fosse cioè, non lavorasse a una democratizzazione della cultura, mi sembra anche abbastanza evidente. Anche se l'enciclopedia Treccani dava delle possibilità di apertura anche a collaboratori non fascisti, che insomma. Allora, diciamo, se vogliamo possiamo parlare un'ora di quello che è stata la cultura. No, no, finisco la frase, scusa un secondo. Possiamo parlare a lungo di quella che è stata la politica culturale del fascismo. Io anche nel libro racconto che il fascismo ha in qualche modo sviluppato una serie di organismi e di entità che hanno lavorato a una sostanziale modernizzazione della cultura italiana. Penso all'Accademia Silvio D'Amico, penso a Cinecittà, eccetera. Dopodiché è chiaro che l'impostazione generale che ha dato in ovvia consonanza con quella che sta poi la politica di quel regime.
Poi, di fatto, noi abbiamo successivamente, nel dopoguerra, pagato in qualche modo la diffidenza dei padri costituenti nei confronti di una politica culturale imposta dall'alto. Tant'è vero che a lungo l'Italia non ha avuto un Ministero della Cultura. Il Ministero per i beni e le attività culturali, che non è il Ministero della Cultura, è arrivato molto tardi, negli anni Ottanta, e Ministero della Cultura si chiama da pochi anni. Quindi diciamo che quell'eredità ancora ce l'abbiamo. Però nella visione, diciamo così, repubblicana, nella visione repubblicana, la concezione della cultura non si è sottratta a una visione, diciamo, di competenza. Non ho capito, scusa, il punto. Il punto è che anche nell'Italia repubblicana la cultura Sì, questo sicuramente, e diciamo così che non c'è stata una politica culturale e non c'è stato un investimento in cultura realmente significativo. L'Italia, se guardiamo le classifiche europee per quanto riguarda sia la partecipazione culturale, sia l'investimento in cultura delle famiglie e dello Stato, la spesa in cultura, la partecipazione culturale, è molto molto bassa. Altro aggravante, diciamo così, della situazione italiana è che noi abbiamo il più grande patrimonio, ce lo raccontiamo in beni culturali del pianeta, perché abbiamo tantissimi, per esempio, siti culturali UNESCO, eccetera, e questo implica che una gran parte delle risorse va destinata alla conservazione dei beni e la parte destinata alle attività è in qualche modo minore e residuale. Il rischio è quello di avere una sorta di museificazione anche un po' vecchio stile della cultura e non un'idea di cultura come motore attivo di sviluppo. Credo che questo è il nodo fondamentale che cerco di raccontare nel libro. Ma a cosa serve la cultura a cui viene dedicato il quarto capitolo di questo libro? Allora, diciamo così che noi siamo diventati consapevoli negli ultimi anni, più consapevoli di quanto non lo fossimo prima, perlomeno, che la cultura ha una serie di conseguenze sulla vita sociale e sulla vita civile. Noi abbiamo, anch'io ho sempre pensato che la cultura avesse un ruolo importante e fondamentale nel mio sviluppo personale, nel mio sviluppo personale, nel mio sviluppo di competenze. La cultura mi permette di sapere tante cose che mi sono utili poi nella mia vita. Dopodiché, quello che stiamo imparando, quello che abbiamo imparato negli ultimi anni, è che la cultura diventa anche un importante motore di sviluppo. Nel momento in cui noi portiamo questo discorso da un piano individuale a un piano sociale, collettivo, ci accorgiamo che la cultura diventa una leva per tantissimi processi, processi di sviluppo dei territori, processi di sviluppo e di coesione sociale e territoriale anche nei quartieri, delle città con tanti problemi. La cultura aumenta il capitale cognitivo di una collettività e quindi la sua capacità di sviluppare, immaginare e progettare il futuro. Sono quelle che gli studiosi di questi temi chiamano capabilities, cioè la capacità di immaginare un nostro futuro, un futuro migliore, una vita migliore diciamo così, la capacità di dotarsi degli strumenti per realizzare questa vita migliore. Sono alcuni degli elementi. L'ultimo che aggiungo riguarda in qualche misura il welfare e la sanità. C'è stata un'importante indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicata nel 2019, dove sono stati analizzati tutta una serie di studi sull'impatto della cultura sulla salute e sostanzialmente hanno scoperto che è meglio investire in cultura, cioè spingere le persone a fare attività culturali, che
in qualche misura imbottirle di psicofarmaci. Costa meno e ha effetti migliori. Quindi, in una prospettiva, diciamo, da XXI secolo, la cultura non serve solo e soltanto a coltivare la bellezza e a sviluppare gli individui nel loro sviluppo personale, ma può avere anche degli importanti impatti e ricadute sul sociale. Naturalmente la televisione ha influenzato molto il modo di fare cultura, di concepire la cultura più che altro. Basti pensare al Salone del Libro di Torino, che è diventata una cartina, diciamo, di tornasole. Molti protagonisti ormai libri sono i libri di cui si parla per televisione, e lo stesso sono i protagonisti. Oggi è morto Silvio Berlusconi, è stato, diciamo così, uno dei protagonisti maggiore, se non il maggiore, in questa trasformazione della visione culturale nazionale, no? Sì, allora, nel libro cerco un pochino di raccontare quella che è stata l'evoluzione dei consumi culturali e mi appoggio a un importante filosofo che si chiama Zygmunt Bauman. Diciamo che Bauman individua tre fasi. In una prima fase la cultura è uno strumento di distinzione, cioè i miei consumi culturali definiscono chi sono in opposizione agli altri. Quindi, semplifico radicalmente. Se vado alla Scala, se mi piace un certo tipo di musica, se leggo i classici, se mi vesto in un certo modo, appartengo a una certa classe sociale. Se invece leggo fumetti, ascolto la trap, eccetera, eccetera, sto da un'altra parte. Quindi diciamo che in una prima fase quello che individua Bauman sono l'età della distinzione, la chiama così, sono dei consumi culturali che in qualche modo mi qualificano. Io attraverso i miei consumi culturali mi qualifico. Una seconda fase, Bauman la definisce età della pedagogia ed è sostanzialmente l'Ottocento e il Novecento quando, con la scolarizzazione di massa, con le società moderne, in qualche modo la cultura diventa uno strumento di formazione della collettività. Quindi è una cultura che ti insegna quelli che sono i valori della nazione, è una cultura che ti insegna quelli che sono i lavori che ti servono, cioè le competenze che ti servono per le varie professioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è anche una cultura che serve, come nei regimi, come il fascismo o come il comunismo, in qualche modo a indottrinare e formare la popolazione. Poi c'è una terza epoca che Bauman definisce l'età dei consumi, in cui noi abbiamo un'offerta gigantesca di consumi culturali. E qui entra Berlusconi, quando si passa dalle due televisioni di Stato, tre reti di Stato, a un'offerta televisiva sterminata, in cui noi consumatori scegliamo che tipo di consumi culturali vogliamo, preferiamo, decidiamo di utilizzare e di consumare nel nostro tempo libero. Diciamo che Berlusconi entra pienamente in questa fase in cui l'offerta culturale diventa molto varia e la cultura diventa sostanzialmente oggetto di consumo. Quella che stiamo vivendo adesso, da un certo punto di vista, è una fase successiva, è una fase che possiamo definire della partecipazione, che è quella della rete, che è quella che ci chiede di partecipare e di essere produttori di contenuti, anche noi consumatori, e questo in qualche modo cambia la natura stessa della cultura. Diciamo che questo è un pochino il quadro che ho cercato di delineare nel libro. Sì, ma il libro infatti è scritto in maniera, lo dico agli ascoltatori, molto chiara, direi, non semplicistica, ma è semplice. C'è questa fase quarta che è connotata dall'indipendenza civile, ma l'ultimo capitolo lo dedica a ribaltare la prospettiva. In questo contesto di intelligenza artificiale, in che senso si può ribaltare? Quello che sta succedendo adesso è, da un lato,
una situazione dove abbiamo tantissime opportunità, ma anche moltissimi, moltissimi rischi. È chiaro che in teoria tutti quanti noi possiamo partecipare alla vita culturale, possiamo scrivere sui social, eccetera, eccetera, ma siamo al tempo stesso straordinariamente manipolabili, siamo, diciamo così, mappati dagli algoritmi che ci seguono minuto per minuto e che sanno tutto quello che facciamo e quindi da questo possono in qualche misura inferire i nostri gusti, il nostro stato d'animo, eccetera, eccetera, e quindi diventiamo obiettivi di una comunicazione straordinariamente targetizzata e straordinariamente efficace. Perché noi otteniamo tutti questi servizi gratuiti dai social o da altre piattaforme? Perché di fatto gli regaliamo o gli vendiamo in cambio di questi servizi tutti i nostri dati. Allora, in questa chiave è molto complesso riuscire a capire quelle che possono essere le nostre potenzialità, quello che può essere lo sviluppo culturale nel senso più autentico. Il punto fondamentale è come riuscire a preservare in tutto questo il nostro spirito critico. Credo che la cultura abbia sostanzialmente questo importante valore, quello di farci esercitare lo spirito critico. Allora, la discussione sui temi culturali, il dibattito sui temi culturali, per questo motivo è secondo me parte essenziale della vita democratica. Bene, di riffa o di raffa, Oliviero, siamo riusciti a portare a termine, anche se non avrei voluto proseguire un po', ma ti vedo in circostanze un po' di fortunose. Sei in una stazione ferroviaria, in questa versione di nostra conversazione c'è quell'audio e c'è anche l'audio-video, per cui tolgo dall'incombenza tra un treno che parte e un treno che arriva. Credo che abbiamo detto l'essenziale di questo libro, che poi naturalmente potrà esserne scoperto nei dettagli. Si sa che nei dettagli si nasconde il diavolo, spesso, spessissimo, dalla lettura di tutte le pagine. Oliviero Ponte di Pino, Cultura, un patrimonio per la democrazia, pubblicato da Vita e Pensiero. Ringrazio Oliviero Ponte di Pino, a cui auguro buon proseguimento di viaggio. Grazie, grazie mille. Anche a voi e a presto e continuiamo a discutere di cultura. Sempre ovvio, soprattutto a farne, di quella seria però, quella robusta, non la fuffa, che spesso ci propina il sistema massmediatico, diciamo, e anche quello, diciamo, culturale editoriale. Grazie di nuovo. E questo è un auspicio a cui mi associo immediatamente. Grazie Oliviero, e grazie Grazie mille. in particolare anche a giornalista dell'assistenza tecnica, e un saluto e un ringraziamento da Giuseppe Ghineo agli ascoltatori di Radio Radicale.